troviamo su il crinale che porta al Monte Molinatico. Praticamente siamo nella zona a quota 1132 metri sopra la Calà, una Calà praticamente conosciuta da tutti i fungaioli cacciatori. Abbiamo fatto questa zona per elicotteri di atterraggio per un semplice motivo, perché la nostra zona è una zona che è interpretata e vista da tutti i cacciatori, dai fungaioli, dai trekking, mountain bike, gente che viene nel bosco e non sa, si perde, non si sa mai. E abbiamo avuto anche un caso l'anno scorso di una persona che fortunatamente l'abbiamo salvata, che è stata soggetta a un infarto. Abbiamo dovuto far arrivare l'elicottero da Pavolo nel Frignano e da quel momento siamo rimasti un po' scottati. Allora, come azienda faunistica Alta Val Manoviola, di cui io sono presidente, con tutti i miei collaboratori abbiamo deciso di fare questa cosa per il servizio di tutti. A fianco noi qui al Crinal c'è l'azienda di Belfort, che anche loro hanno collaborato, e ci troviamo in questa situazione. Il soccorso alpino mi ha fatto piacere, la Croce Rossa è disponibile e siamo arrivati a questo risultato. Ecco, come ora qual è la zona di servizio di questo, di questa zona di atterraggio elicottero? Quale zona del territorio copre? La zona copre praticamente dalle Corchi in su tutta la zona del San Bernardo per venire alla Cisa, tutta quella valle di fronte al Molinatico, e qui è una zona dove si arriva soltanto con i fuoristrada, poi di sopra non ci si arriva più e allora diventa difficile. Quindi anche l'elisoccorso di Parma adesso può atterrare? Il soccorso atterra direttamente qui senza problemi, salvo... Ecco. E il servizio Croce Rossa come avviene? Il servizio Croce Rossa qua avviene quando siamo allertati, noi cercheremo di soccorrere fin dove si può con i nostri mezzi fuoristrada e poi raggiungendo questa zona che è più vicina che dover portare un ferito o un ammalato giù a valle. Questa è molto più vicina. È molto comoda per voi. Molto comoda per noi, per qualunque soccorso. Ecco. Ecco, vi è capitato già in zona di soccorrere dopo aver avuto questa area di essere stati in difficoltà? Sì, è già capitato con un ciclista l'estate scorso, con un'altra persona, un cacciatore l'autunno scorso, in difficoltà, l'hanno dovuto portare giù a valle con mezzi di fortuna come hanno potuto, ma è un tragitto molto sconnesso e molto distante che crea tanti problemi, quindi con questo ci dovremmo trovare molto più comodi. Ecco. Naturalmente ci sono le condizioni meteo che poi possono essere avverse anche per voi. Sì, ci sono le condizioni meteo che per l'elicottero devono essere giornate abbastanza buone, serene, senza vento, senza temporali. Per noi anche in condizioni abbastanza avverse, con i mezzi che abbiamo, si riesce a raggiungerli. Dopo c'è da valutare al momento dell'evento quali decisioni prendere, ecco, cosa fare. C'è da dire che occorre anche volontari del soccorso molto esperti e conoscitori dei luoghi. Esatto, servono volontari che conoscono un po' la zona, che conoscono un po' il territorio, ecco, per poter intervenire. Pensavo di più. Certo, un bel bagno. Paura lì, devo stare attento a sotto. Sì, anche se tira il vento, vedi, è protetto, sì. Non è qualche amica, perché il vento è...
sì, magari da 3 metri. Ti pianti giù un bel po' con la mano.